la maggioranza degli utenti di veicoli, sia di moto, di motociclette e di motorini, forse motorini un po' meno perché sono giovani, sono educati, ma c'è una fascia non indifferente purtroppo che sono maleducati, nel senso che non rispettano né le leggi, né le norme, né il prossimo, né la quiete pubblica. Anzi, troppo malato. Un rombo di motori continuo di giorno e di notte, esasperato Bruno Amadori, originario di Roma ma residente a Fano ormai da 25 anni. Dopo numerose segnalazioni agli organi competenti, si è rivolto a Fano TV per la seconda volta perché nessuno è riuscito a risolvere il problema che persiste in via della Marina a Sassonia di Fano. Io da che sono in pensione, ormai sono 5 anni e vengo qui più insistentemente che prima, purtroppo questo per me sta diventando un inferno. Mentre prima che lavoravo ci venivo una o due volte l'anno e il problema era meno sentito, da 5-6 anni, dal 16 che sono in pensione, questo fatto è molto più pesante. Lei lo ha già segnalato più volte al comune e non solo? Io sono andato la prima volta 5-6 anni fa, appunto, quando ho cominciato a essere qui presente alla Polizia Municipale sulle mura. E l'incontro che ho avuto purtroppo è stato disarmante, sono uscito sconsolato perché ho capito che non c'era nulla da fare, era un muro di gomma. Poi Amadori nell'agosto 2018 l'ha fatto presente anche al sindaco Massimo Seri, che ha organizzato un incontro con la comandante della polizia locale. Incontro gentile, mi hanno ascoltato, li ho ringraziati, però gli effetti sono nulli. Così Bruno ha deciso di chiedere appuntamenti sia via telefono che tramite mail agli assessori Brunori e Mascarin, ma nessuno ha risposto all'appello. Anche quest'anno mi sono permesso di rievocare, riattivare questi contatti per sperare di qualche sensibilità si facesse avanti, diversamente da quanto è successo da 5 anni a questa parte. E risale allo scorso mese la lettera portata in comune nella quale Bruno denuncia per l'ennesima volta l'inquinamento acustico. Non chiedo la luna, si legge alla fine, ma solo che vengano calmati i bollenti spiriti che si fanno pregio delle loro trasgressioni alla faccia della gente e dei centauri per bene. Chiunque delle nostre istituzioni che dovevano pensare ai nostri guai. Con la mia motocicletta rombante Harley Davidson sotto a casa di questi signori a qualche ora del giorno o della notte, a che cosa andare incontro? Io penso, ci sono due alternative. O, secondo quello che è stato detto a me in questi ultimi 5 anni, le istituzioni non hanno modo di perseguirmi o per mancanza di legge, di regolamenti, di commissioni regge, decreti, eccetera, io sarei autorizzato ad andare a casa loro a fare il rombo che voglio. Io invece andando a casa loro sono sanzionato con una multa. Chiedo, perché non sanzionate con una multa anche tutti quelli che passano sotto a casa mia? Punto. A quel punto dovrei accusarvi di non fare il vostro dovere. Punto.